Ma insomma, questo Tabata che è così intenso, ma c'è la possibilità di fare un Tabata, un simil Tabata ad una intensità più bassa ottenendo gli stessi risultati? Vediamo. Sports Science Academy presents Formula Hit. Formula Hit. Già mi viene da ridere, però allora iniziamo in un modo serio. Ciao a tutti, sono Gianmario Migliaccio, sono dottore di ricerca e quindi tutte le volte in questi video io ti porto delle notizie che sono basate su studi scientifici e tutte le volte dico: attenzione, gli studi scientifici non sono tutti uguali, dipende da che livello di importanza c'è. Su YouTube trovi il video della piramide delle evidenze dove ti spiego che sì, insomma, certe cose sì, vabbè, le trovi anche su PubMed, sui motori di ricerca. Delle ricerche però valgono veramente molto poco, così come il parere dell'esperto. Io teoricamente sono dottore di ricerca, sono specializzato in queste aree, sport, fitness, nutrizione, mi trovi su PubMed svariate volte, ho diretto laboratorio di ricerca, ma sono un esperto e se è la mia opinione non vale niente. Io ti devo portare sempre prove consistenti però di decine e decine di migliaia di casi, altrimenti non ha senso dire io la penso così nel 2020, no. Allora, perché questo preambolo? Perché oggi parliamo della traccia 18 del libro Formula Hit. Questi video sono tutti legati all'HIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità, che trovate una playlist dedicata su YouTube, insomma sono già 70 pubblicati, per cui insomma hai modo di vederne tanti. Allora, oggi vi do la mia opinione però, perché questa traccia 18 l'ho voluta mettere apposta nel libro per farvi vedere quando molte volte il marketing supera la ricerca scientifica a livello di notorietà. Quindi magari poi trovi nel mondo, ci sono dei ricercatori che hanno fatto veramente dei lavori straordinari, vedi Tabata Izumi però, professore Izumi Tabata, che ho messo in traccia 1 con la sua ricerca del 1996, e lo trovate nei video, più video che vi spiego esattamente come funziona quella ricerca vera. Però poi nel mondo puoi parlare con chiunque, dal barman al cameriere all'avvocato eccetera, che magari un po' frequentano le palestre, e dico sì sì, ho capito tutto, guarda, l'ho fatto ieri, si fa così. Magari quando dici: ma che hai fatto? Guarda, ho fatto sta roba, jumping jack, questo, ma quella non è Tabata. Come no? C'era scritto corso di Tabata. Allora, cosa è successo? È successo che nel 2013, ricordo la vera pubblicazione scientifica del 1996, che è uscita su una rivista autorevolissima, quella dell'American Journal Sports Medicine, ACSM, e la rivista si chiama Medicine and Science Sport and Exercise. Era una delle riviste migliori al tempo ed è una delle riviste migliori ad oggi. Poi che è successo? Nel 2013, su questa rivista di sicuro non dello stesso livello, Journal of Sports Science and Medicine, un gruppo di autori con primo autore Talisa Embers, non hanno fatto neanche una ricerca, uno studio completo, hanno fatto quella che si chiama Letter to the Editor, ovvero è un abbozzo di ricerca non incompleta, però con dei numeri insufficienti, dove però la mandi alla rivista che solitamente è specializzata in questo argomento e dici: caro editore, io ho fatto questo studio, valuta tu se lo ritieni utile e magari lo presenti. Ecco, e viene pubblicata in questa modalità Letter to the Editor. Anche io mi trovate su PubMed una o due volte con una Letter to the Editor. Perché? Perché in quel caso specifico avevo fatto uno studio scientifico con anziani over 65, erano 46 casi, però in questa rivista il numero dei casi minimo doveva essere 100, per cui hanno ritenuto valida la, diciamo, la ricerca, ma non così valida da metterla come studio originale, ma solamente come Letter to the Editor più compresso. Dice: diamo un'informazione comunque. Ok, quindi questa è la stessa modalità. Cosa hanno dimostrato questi ricercatori? Quindi in un modo veramente molto semplice, hanno dimostrato che il Tabata 2010 vero originale, che dura 4 minuti però perché devi andare a velocità pazzesche, se invece lo fai con modalità molto più blande, facendo attività funzionale in palestra e in quant'altro, è moltiplicato per 4, quindi non più 4 minuti ma 16 minuti, ottieni dei risultati. Dice: hai visto che funziona? Sì, certo, ma non uguali a quelli di Tabata. Altri risultati. Allora, cosa ottieni in questo studio? Tanto vi dico che questo è fatto tutto con attività funzionale. Nel libro Formula Hit vi metto tutte le indicazioni, adesso ve le leggo alcune, ma giusto per capire, poi
trovate tutte le informazioni sul video di YouTube nella descrizione. Attività e funzionali, quindi sono tutti termini in inglese, ma magari insomma in palestra li conoscete tutti. Quindi c'è high knee run, quindi corsa calciata a ginocchia alte sarebbe, plank punch, jumping jacks, side skaters, jump rope, in-out boat, line jumps, push-ups, burpees, Russian twist, squats, lunges, mountain climbers, push-up, split squat e box jump. Ok, questi vanno fatti due volte a loop, perché si fanno ad esempio jumping jack 20 secondi, 10 di pausa, poi si passa al secondo, ovviamente ne abbiamo 4, e poi c'è il nuovo loop, perché comunque bisogna chiudere i 4 minuti. Bene, quindi sono sempre 8 cicli, 4 minuti, ma ognuno ripetuto 4 volte, e quindi ci sono tutte le varie rotazioni. Chiaramente il tipo di intensità non si arriva al 170% del VO2 max come nel Tabata originario, ma si arriverà al 40-50%, 60% del VO2 max. Se siamo proprio noi disallenati totalmente, potremmo arrivare a un 80-90% del VO2 max, molto ma molto più basso ovviamente del vero Tabata. Certo, va fatto 4 volte, però questi ricercatori cosa hanno dimostrato? Che facendolo in questo modo si ottempera al minimo sindacale delle linee guida internazionali della CSM, che non è male, attenzione, sarebbe bello, perché questo qui dura comunque 16 minuti, cioè aggiungiamo un pre-workout, quindi con un riscaldamento, un warm-up e un cool-down con lo stretching, eccetera, arriviamo a 30 minuti alla grande. Hai voglia tutte le persone che dicono non posso andare in palestra perché non ho tempo, ma che te, mezz'ora ti chiedo, no? E se fai quella mezz'ora hai almeno ottemperato alle linee guida internazionali dell'attività fisica per l'attività vigorosa, e quindi questa attività, se lo fai 3 volte alla settimana, sei perfettamente in linea con quello che è il minimo sindacale per gli stili di vita. Per cui, se stai attento a questo e ti stiamo chiedendo 30 minuti al giorno per 3 giorni alla settimana, ragazzi, 30 minuti, un giorno sì, un giorno no, è veramente poco, con questo puoi dire che perlomeno ti porti a casa uno stile di vita corretto, sempre che quando vai a casa non festeggi per questa cosa, quindi non ti abbuffi di zuccheri incredibili o altra roba. Ecco, allora, perdonate, si capiva insomma dal mio sorriso mentre spiegavo che stavolta ci ho messo un po' di mia opinione, soprattutto perché queste persone hanno voluto fare un grande business, quindi quando voi andate a vedere, che so, su YouTube o altro, le musiche, hey, welcome to Tabata, 1, 2, 3, lì Tabata non c'entra niente, il vero Tabata, e invece c'entrano loro, che hanno fatto il business, bravissimi, di vendita delle musiche, di vendita dei video, eccetera, diffondendo questa modalità che hanno sempre chiamato Tabata perché 2010, e quindi apparentemente il vero Tabata, se parliamo nel mondo, tutti credono che sia questo il vero Tabata, non quello originale. E vabbè, insomma, il marketing, devo dire, a volte aiuta la ricerca, a volte no. L'importante è che non faccia male, e non lo fa. L'importante è che si possa fare per tutti, è assolutamente sì, basta la visita medica di tipo non agonistico, e l'importante però che non creiamo aspettative esagerate. Con questa attività assolutamente va benissimo per una persona inattiva che vuole iniziare a fare attività fisica e almeno è tranquillo perché rispetta le linee guida internazionali. Se questa è la tua idea, questo protocollo va assolutamente bene, anzi fallo da domani, certificato medico, e vai pure in palestra. Ci sentiamo su YouTube, vai là e commenta, noi questa era la traccia 18, ci sentiamo con gli altri di Formula Hit sempre su questo canale, ciao! Formula Hit, il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness. Lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formulahit.com.